Primo tempo avete concesso qualcosa al Pescara, ma comunque siete stati molto ordinati dal punto di vista tattico. Nel secondo tempo invece vi siete imposti e avete sostanzialmente dominato la partita. Le chiedo se è contento o se ha un po' di rammarico. No, siamo soddisfatti perché avevamo di fronte una squadra ricca di talento, di qualità, che veniva da un momento estremamente positivo e sapevamo che sarebbe stata difficile, serviva una bella prestazione. Penso che i ragazzi l'abbiano fatta per lunghi tratti, anche nel primo tempo, quando le energie di entrambe le squadre c'erano pienamente. Penso che la squadra sia uscita molto spesso anche dalla loro prima pressione, cercando di andare anche a far male. Abbiamo concesso un tiro dove Perucchini è stato bravo, però anche alla distanza poi nel secondo tempo siamo usciti, siamo stati noi molto più pericolosi. Insomma, c'è da essere soddisfatti anche in relazione dell'avversario di grande blasone e di grande qualità che avevamo davanti. Anche perché nel primo tempo, oltre al tiro che ha detto con la parata di Perucchini, avete concesso quel movimento di Dursi, è stato bravo Mordini a fare una gran diagonale difensiva, e su quel mezzo errore di Perucchini sull'uscita del calcio d'angolo con il salvataggio di Arrigoni. Nel secondo tempo invece il Pescara non si è mai fatto vedere. Sì, no, siamo stati estremamente solidi e di questo devo fare complimenti alla squadra, ai ragazzi, perché nelle ultime prestazioni hanno capito e ultimamente stiamo facendo bene, stiamo concedendo poco e stiamo continuando anche a giocare e a costruire per andare a far male agli avversari. Quindi insomma sono contento di quello che i ragazzi stanno mettendo in campo. Le chiedo un'ultima cosa prima delle domande da studio. Al di là del salvataggio sulla linea di Arrigoni, quando il Pescara ha spinto nel primo tempo è stato molto bravo a fare da schermo davanti alla difesa, quando eravate nella metà campo del Pescara costruiva gioco con grande facilità. È il segreto di questo giocatore che a me è piaciuto molto. Ma io penso che abbia giocato Arrigoni una stagione estremamente importante, di grandissima qualità, e penso che sia molto migliorato rispetto alle stagioni precedenti. Io penso che nemmeno lui sa quanto è forte, perché ha grande capacità intellettive, ha tecnica, ha dinamismo, è forte in entrambe le fasi di gioco. Arrigoni è il nostro leader, è il nostro capitano, ma anche dal punto di vista tecnico è veramente straordinario, cioè è l'esempio per tutti quanti. Do l'auricolare al tecnico del Teramo Guidi, quindi vi ascolta per una domanda da studio. Buonasera Guidi, intanto complimenti per la prestazione. Buonasera. Risultato strameritato, dice bene su Arrigoni, infatti volevo dire la stessa cosa, il leader tecnico se vogliamo di questa squadra, ma anche dal punto di vista tattico, ma tutti i giocatori oggi sono stati all'altezza del compito. Ho visto un ottimo Jacoponi che magari, non so se è d'accordo, probabilmente la migliore prestazione da quando è a Teramo, però è difficile fare una graduatoria di merito. Le faccio fare la domanda tecnica da Fabio Ferraresi. No, io al mister, al di là delle considerazioni tecnico-tattiche sulla partita che sono state già abbastanza esaustive, volevo fare i complimenti, l'ho sempre fatto qua in postazione con Massimo in questa trasmissione dall'inizio dell'anno, per il fatto che lei abbia sempre cercato di dare un'identità dall'inizio dell'anno alla squadra, nonostante che a volte la classifica potesse anche far pensare di cambiare sistema di gioco o modo di giocare, e quindi poi alla lunga i risultati si vedono e sono contento per il lavoro che ha fatto, per lei, perché poi la società e anche l'ambiente l'hanno difesa anche in momenti difficili, quindi è soltanto una considerazione la mia. No, grazie, sì, effettivamente sul campo anche nel girone d'andata avremmo meritato qualche punto in più. Siamo usciti ogni tanto delle partite che veramente sul campo le avevamo stradominato, costruendo tantissimo, e siamo usciti sconfitti, e forse sono anche un po' quei punti che ci fanno vedere la classifica un po' in maniera differente, perché è un girone estremamente equilibrato e la classifica è estremamente corta, che basta veramente 3-4 punti per proiettarci in orizzonti diversi. Però insomma io sono sempre stato molto contento di come la squadra approcciava alle partite, alla quotidianità del campo, e soprattutto abbiamo mantenuto sempre tra virgolette botta anche nei momenti difficili che ci sono capitati in questa stagione. Io ringrazio il tecnico Guidi, la volevo salutare con una domanda barra considerazione, prego può ridarmi l'auricolare, che è su Bernardotto. Chiaro che ha segnato il gol decisivo a Fermo e quindi 3 punti pesanti con il suo piede sono arrivati. Oggi ha sportellate con Iannes e Ingrosso e ha vinto sostanzialmente tanti duelli, ma ha costruito almeno 4 palle assist, 4 assist per i suoi compagni. Deve secondo lei migliorare un po' in fase realizzativa per essere un giocatore veramente importante? Sì, assolutamente. Gabriele è sempre stato un esempio da questo punto di vista anche per i compagni, perché è uno veramente che, come si suol dire, suda la maglia. È un giocatore che combatte, che ha grande sacrificio, che
lavora tantissimo per la squadra. È chiaro che per poter ambire a una carriera diversa, che lui potrebbe tranquillamente fare, deve migliorare sicuramente sotto in chiave realizzativa. Però è da poco che si è affacciato nel campionato di Serie C, perché ha fatto la Vibonese, ha fatto l'Avellino, e in questa stagione è protagonista assoluto, e secondo me i margini di miglioramento sono ampi, e soprattutto ha le qualità mentali per poterlo fare.